Rieccoci su D&D Board Game. Oggi vi lascerò il video del gameplay in solitario di Coloni Imperiali. Prima 4 carte, mostriamole. Io mi sa che prendo questa qua e poi a caso lo lasciamo a lui. Quindi il mercato, prendiamo altre due, direi di prendere le rovine che hanno il costo gratuito e questa la lasciamo a lui. Riveliamo la prima carta che è una moneta, inizierà a produrre. Ne produciamo 5 lavoratori e una spada. Non sto a prendere lo scudo perché tanto in questa nel gioco in solitario è abbastanza inutile, quindi non va utilizzato, quindi tanto vale lasciarlo nella confezione. 4 lavoratori, 2, 4, per andare a prendere un legnetto e una pietra. Costruisco le rovine che sono speciali, mi danno un bonus di costruzione di un lavoratore. Costruisco la città, quindi pagando legno e pietra produco 2 lavoratori. Scambio 2 lavoratori per un pomodoro e faccio il contratto sui lavoratori. Pomodoro, scusatemi. Spendiamo uno per un altro pomodoro che utilizziamo sempre come contratto, sempre per dei lavoratori. Quindi andiamo a rivelare, queste sono diventate sue. Andiamo a rivelare la carta successiva, una pietra, per adesso non è nulla, e un'altra moneta. Quindi ci è andata bene, possiamo andare avanti. Era 2, la solita nostra carta fazione, le 4 carte comuni da mostrare e vedere un attimo come siamo messi. Cambio totalmente, prendo le macerie. Rovina. Posso neanche razziarglielo, tra l'altro, perché è inutile. Vabbè. L'altro qua rimane a lui. Produciamo. Queste qua erano nel magazzino, quindi tiriamo fuori. 2 di questi. 2 di questi. Altri 5 di questi. Tanti lavoratori, lo so. Una spada e basta. Pagare 4 lavoratori per avere 2 legni. Questi 2 legni li utilizzo insieme a questo per costruire una cappella. La cappella fa sì che è un'azione e spendendo un lavoratore serve per guadagnare un punto. Può essere attivato 2 volte. Dobbiamo fare questo, quindi spendiamo 4 lavoratori, 3 e 4, per prendere 2 legni che utilizziamo per costruire questo speciale qua. Ogni volta che fai una razzia guadagni un punto. Razziare questo, che mi dà una moneta e una pietra, e guadagniamo un punto. Andiamo a scambiare uno di quelli per un, cioè 2 di quelli per un bastoncino. Bastoncino e bastoncino per fare questo. Bonus di costruzione, un punto per ogni nero nel tuo impero. Quindi
vabbè, che devo scartarlo, quindi è 1. Ok, spendi 1 per guadagnare un punto, prendiamolo tanto. Quindi lui guadagna sempre queste due qua, sempre in vantaggio di 1 per adesso, sperando che non mi riesca a distruggere qualcosa, carta, niente, e lavoratore, niente per adesso. Mia solita carta fazione, le quattro carte rivelate, siamo alla terza era, potrei utilizzarle per razziarle, quindi utilizzo questa qua. Questo va a lui, che altre due. Questa qua la cava, anche se questa è molto bella, ma ho paura che me la razzi nel giro di 30 secondi. Quindi noi produciamo due lavoratori, altri due lavoratori più altri 5 lavoratori, quindi 2, 4, 5 e una spada. Ci arrivasse un contratto di una spada, quindi spendo due lavoratori per avere un pomodoro. Il pomodoro lo utilizzo per fare il contratto di una spada, così ho due spade. Poi vado a razziare il nostro amico, gli prendo una moneta e prendere 4 lavoratori per prendere due legni. Ho razziato, scusate, prima ho razziato, quindi prendo un punto. Con i due legni e la moneta costruisco questo speciale qua, che è il posto di ristoro. Ogni volta che costruisci un rosa guadagni una moneta e un punto. Vado a scambiare ancora due lavoratori, spendo legnetto e moneta e costruisco i commedianti che danno azione, spendi un lavoratore per scegliere uno degli altri tuoi loghi azione, scarta i beni spesi per attivarlo, puoi attivarlo di nuovo. E questi due qua li teniamo. Andiamo, questo è suo, andiamo a rivelare, pietra non ce l'abbiamo, bene, vediamo, due lavoratori, quindi lavoratore pietra, niente, lavoratore, che è questo qua, questa è una brutta bestia questa. Tolto due lavoratori che non andava bene e ripartiamo. Luogo fazione 4, prendiamo lo speciale e questi qua li lasciamo a lui. Produrre tra 2,5 e 2,7, più due spade, sono un bel po' indietro rispetto a lui come carta. Questo di sicuro lo giochiamo, che è uno speciale, mi dà bonus di costruzione 1. Razzia di pietre, due pietre, guadagniamo un punto, cambio due lavoratori per prendere un legno,
utilizza per giocare questa, che mi dà due pietre di produzione. Poi ho scarto due di questi per prendere un pomodoro. Pomodoro che scarto per prendere, fare un altro contratto per una carta, una carta fazione. Ok, scambio due lavoratori per un legnetto. Legnetto che scambio per costruire questo qua e produrre altri due lavoratori. Scambio quattro lavoratori per recuperare due legni. Due legni li utilizzo per costruire produzione di carte, quindi prendiamo una carta, due carte da qua. Direi che possiamo scartare i lavoratori, questi qui, prendere un legno che utilizziamo immediatamente per costruire un altro legno. Dopo li mettiamo a posto anche questi qui, che produce due legni. Ok, utilizziamo un legno e una carta tipo questa qua per attivare, per costruire predoni, che fa, spendendo due lavoratori puoi scegliere un contratto nemico, scartarlo, inoltre guadagni un punto e una moneta e una carta. Quindi non mi interessa chiaramente per il contratto, ma mi interessa più che altro per il resto. E dopodiché io ho terminato il mio turno perché non ho più nulla da fare. Questi li mettiamo un attimo qua di fianco per capire come sono messi. Legno. Legno non ce l'ho nelle razzie, quindi andiamo avanti. Carta. Carta e carta, e scartiamo questo qua, quindi mi ha fregato anche la produzione di carte. Andiamo con l'ultima era, carta fazione per me. Due carte e quattro carte. Prendo il pomodoro. Altre due carte. Prendo questa, lascio a lui questa. Facciamo, quindi due, quattro e cinque più uno da qua. Due legni, due lavoratori più una pietra, due lavoratori, una spada e una carta che prenderemo come carta fazione. Costruendo questa speciale qua, che così non ce la può rubare, e mettiamo un altro lavoratore in saccoccia. Due legnetti per costruire questa, che è sempre la cappella, quindi scartiamo una speciale, ma scartiamo questa, lasciamo le speciali, andare a razziare questa qua, otteniamo un pomodoro e un legno. Legno che reinvestiamo subito costruendo questa. Ogni volta che fai una razzia guadagni un punto, quindi scartando questa qua. Come vedete ho liberato qua il più possibile, con due, a prendere un legnetto e con un legnetto un pomodoro andare a costruire questo qua per avere due pomodori. Poi andiamo a spendere 2, 2, 4 per prendere
quattro legnetti, cioè due legnetti, scusate, pagando due legnetti e una pietra per andare a fare produzione di una pietra per ogni grigio nel mio impero. Direi che sia solo uno, quindi recuperiamo una pietra. Poi spendo due lavoratori per prendere un pomodoro per fare un contratto per il legno. Dove è il legno? Qua. Gli ultimi due lavoratori li utilizzo per prendere un'altra carta fazione. Utilizzo legno e questa qua di delle macerie per costruire il mercato del baratto. Spendi due risorse in qualsiasi combinazione per guadagnare due punti. Può essere attivato due volte, quindi direi che andiamo a farlo subito. Lo attiviamo una volta e guadagniamo un altro punto. Ok, adesso tocca a lui con la razzia. Questa l'ha guadagnata lui. E la lasciamo. Quindi, moneta, direi nulla perché abbiamo soldi pomodori. E carta, direi nulla perché abbiamo soldi pomodori. Andiamo a vedere quanti punti ha fatto, quante carte ha fatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quindi vinco io di due punti.